Miei cari divine, adesso parliamo dei prodotti must d'estate per il viso, perlomeno i miei. Anche qui, stringendo, stringendo, vi dico che ovviamente non può mancare in estate la protezione alta, sempre, non solo quando andate al mare, anche quando uscite normalmente a fare compere piuttosto che per andare al lavoro. Unite sempre un po' di protezione alta o alla crema viso oppure al siero, ciò che volete, perché il sole non fa bene e poi comunque con la protezione, se è una protezione fatta bene come la protezione alta ma sezione aurea, vi abbronzate lo stesso. Vedete, io sono abbronzata e mi proteggo sempre, sempre, sempre. Quindi protezione alta assolutamente immancabile d'estate. Un altro prodotto che vi ho mostrato nei prodotti corpo è il detergente, l'Onia, il detergente solido. Ci faccio sia il corpo che per il viso, quindi non può mancare d'estate. Un altro prodotto che piace tantissimo è Ludovica. Ludovica è il tonico misto ma sezione aurea, una delle ultime uscite. Perché mi sta facendo impazzire questo periodo? Perché oltre ad essere un tonico fenomenale, è un mist, quindi contiene anche acido ialuronico, contiene le ceramidi, contiene l'icopene, è veramente un prodotto molto molto performante e con ingredienti qualitativamente altissimi. È un prodotto che non utilizzo solo come misto, mi ci sto trovando benissimo, me lo vaporizzo ogni 2x3 sul viso e sul corpo. Sul viso lo utilizzo anche come siero viso, lo utilizzo proprio per rinfrescarmi quando sono in giro e fa caldissimo, lo utilizzo appunto come tonico e anche sul corpo, dopo che faccio la doccia, lo vado a vaporizzare prima di mettere la crema corpo. E mi sta piacendo veramente, veramente tanto. È un'ottima scoperta anche come multiuso questo tonico. E poi altri due prodotti che normalmente amo, ma in estate più di tutti, e sono il rimpolpante palma, che ho anche finito. C'è qualcuno che dice che il rimpolpante palma sia tipo il lievito madre, non finisce mai, si rigenera di notte. Io l'ho finito, lo utilizzo anche questo per tantissime cose, sulle labbra, sul contorno occhi come maschera notturna, sui talloni, sui gomiti, sulle cuticole. Non ricordo nemmeno tutti gli usi che faccio di palma perché veramente lo metto come il prezzemolo in ogni minestra, ovunque. Infine, una maschera che utilizzo tanto d'estate, per quanto faccio le maschere, è Donatella. In estate faccio veramente pochissime maschere, però quando vado a fare la maschera preferisco lei, sia perché in pochi minuti non devo stare a sciacquare, quindi applico, la lascio in posa, faccio altro e poi in un niente la tolgo e sono già pronta, e sia perché l'effetto di Donatella è veramente stratosferico. Tantissime di voi la utilizzano come maschera prima di eventi importanti, di occasioni, perché lascia la pelle veramente morbida, luminosa, setosa al tatto. Quindi l'unica maschera che vado a fare d'estate è lei, ovviamente con parsimonia per l'impatto ambientale che queste possono avere. Bene ragazze, terminato anche il video dei must estivi per il viso, vado a girare quello per i prodotti capelli e poi vi mando un bacio finale. Ciao!